vista e magari confrontarli con altri numeri tipici. Questo è un lavoro appunto che ho fatto per l'occasione, non è il lavoro di ricerca che facciamo al CS4, però può servire anche per semplificare in piccolo, diciamo, il tipo di lavoro che si fa qui al CS4, cioè si fanno dei modelli matematici per la descrizione di fenomeni fisici, in questo caso il movimento della bici, e poi si applicano a tematiche energetiche, perché anche io faccio parte del gruppo di energie rinnovabili, o se uso come mezzo di trasporto per cercare di risparmiare sul carburante, sugli residui di CO2 e sui costi. Adesso purtroppo non ho un puntatore, per cui sarà un po' difficile presentarvi le cose, però sostanzialmente quel che interessa per quanto riguarda poi il bilancio energetico è capire qual è la potenza che bisogna dare ai pedali sostanzialmente per spingere la bicicletta. E sostanzialmente quello che bisogna fare è superare delle resistenze. Cioè la resistenza per gli attriti, sostanzialmente quella delle ruote che toccano il terreno. E questo dipende dal peso del ciclista, da un coefficiente di attrito e dalla velocità sostanzialmente. Poi se uno va in salita, questo termine qui però di solito è quasi trascurato, per esempio quando comincia ad andare in salita, invece del coefficiente attrito compare la pendenza della salita e allora diciamo si fa più fatica perché bisogna superare il dislivello. Come vedete c'è il cubo della velocità, quindi per aumentare di un fattore 2 la velocità bisogna dare una potenza che è 8 volte superiore, quindi 2 per 2 per 2. Quindi diciamo questo ultimo termine qui diventa fondamentale quando uno vuole andare veloce. Mettendo insieme tutti questi termini qua si ottiene una formula semplicissima per descrivere qual è la potenza che bisogna sviluppare per mandare avanti la bicicletta a una certa velocità. Abbiamo come parametri il peso. Il peso in particolare è la somma del peso della bici più quello del ciclista. Una considerazione che ho scritto lì è che sostanzialmente per dimagrire la bicicletta di un chilo può costare centinaia di euro, conviene anche economicamente cercare di perdere noi questo chilo per andare alla stessa velocità. Un'altra considerazione che si fa di solito è che il ciclista pesante va bene in pianura, in realtà non è vero, anche in pianura un ciclista pesante a causa degli attriti deve spendere di più di potenza rispetto a un ciclista più leggero. Poi in salita ovviamente questo si sente molto di più, però anche in pianura. Quando uno va piano, o in particolare in salita, il termine più importante diventa quello della pendenza, che quindi è proporzionale alla velocità. Quando uno invece va molto veloce, tipicamente in pianura, allora il termine più importante diventa l'ultimo, quello che va col cubo della velocità. E qual è l'effetto di stare in scia? Perché molto spesso, diciamo, si vedono i ciclisti, soprattutto quando guardano le gare in Giro d'Italia, che cercano di stare in scia per risparmiare energia. In realtà stare in scia diminuisce quel fattore K che moltiplica il V al cubo. Quindi cambia sostanzialmente l'aerodinamica del ciclista. Sostanzialmente si metteva un potenziometro sul pedale, o forse addirittura un consumo, si misurava il consumo di ossigeno del ciclista. E si vede la differenza tra il ciclista che tirava in cima al gruppo e quelli invece che stavano a ruota dietro. E si è visto che stare a ruota, quindi stare dietro un altro ciclista che va, ammesso che sostanzialmente si sia della stessa altezza, può risparmiare su intorno al 27% in media di potenza. E questo diventa addirittura un 40% in più se, oltre ad averne uno davanti, ci sono una serie di ciclisti che ti circondano, quindi il cosiddetto ciclista nella pancia del gruppo. Abbiamo parlato della potenza. L'energia è la potenza erogata, l'integrale della potenza nel tempo, quindi sostanzialmente la potenza erogata moltiplicata per il tempo in cui cui viene erogata. Lì c'è anche un fattore di conversione, che è quello appunto 0,0039, perché l'energia conviene calcolare in chilocalorie, che è un'unità che si può confrontare più facilmente con altre quantità. E poi c'è un fattore E, come vedete lì, che divide tutto, che è l'efficienza, perché la potenza di cui parlavamo prima è la potenza.
potenza che il ciclista applica alla bici. In realtà, per poter applicare quella potenza, il ciclista deve consumare circa 5 volte di più energia. Perché? Perché l'efficienza del corpo umano è molto bassa, è circa del 20%. Quindi tutta questa energia va in calore, ci scaldiamo, sudiamo, eccetera. Il 20% dell'energia è quello che va in movimento. L'allenamento ovviamente migliora anche l'efficienza, quindi diciamo, migliora questo e quindi ci permette di andare alla stessa velocità consumando meno energia. Io pensavo che voi veniste qui in bicicletta, quindi ho fatto un conticino per capire, per calcolare diciamo, quanta era l'energia, quanta pasta potevate mangiare diciamo, dopo aver fatto questa uscita. Però diciamo, lo lasciamo come esempio, giusto per avere dei numeri, dei risultati. È un esempio di applicazione di questo modello che vi ho presentato. Allora, consideriamo un peso di 80 kg ciclista più la bici, che diciamo, peso medio. Un dislivello di 100 metri che è circa un po' di più di quello che è la salitella che per venire qua. 80 km che è più o meno il viaggio di andata e ritorno per Cagliari. Velocità ne considerate due, una velocità diciamo bassa, normale, diciamo da cicloturista su 25 km all'ora e poi fate il calcolo per una velocità invece da gara sui 36 km all'ora. Coefficiente di attrito ha un valore normale, diciamo che avete gonfiato bene le ruote, se no se andate con la mountain bike con le ruote un po' sgonfie, quello raddoppia meno. Coefficiente aerodinamico, anche questo diciamo, dipende molto dalla posizione in cui uno sta in bici, cioè, se uno sta anche dal tipo di bici da corsa consente di tenere delle posizioni che sono molto più aerodinamiche di quelle che si possono tenere con una bici da passeggio. Però questo 0,21 è un coefficiente, diciamo, è un valore ragionevole senza che ho preso da qualche parte in letteratura. Se uno sta a ruota, questo viene ridotto, come dicevo prima, un fattore notevole. Efficienza termodinamica circa il 20%, come dicevo prima, va bene, il pianeta è la Terra. Allora, se con questi numeri qua, andando a 25 km all'ora, l'energia per andare in bici è circa 1800 kcal. Andando a 36 km all'ora, questo numero aumenta di molto, 2800 diventa. Questo aumento è tutto dovuto all'ultimo termine, quello di resistenza allo sforzo. Perché gli altri, se uno andasse piano, il fatto che vada ancora più piano non cambia niente, perché va più piano e consuma meno, esprime meno potenza, però sta lì per il doppio del tempo e quindi l'energia totale rimane uguale. Solo il termine di resistenza dell'aria non è lineare, quindi aumenta, può aumentare l'energia quando va molto veloce. Per 24 ore vediamo che un'uscita in bici a velocità moderata, diciamo di un paio d'ore, 2-3 ore corrisponde più o meno al consumo che uno avrebbe comunque, cioè si aggiunge ovviamente a quello, però raddoppia sostanzialmente il consumo energetico del giorno. Se lo confrontiamo con un piatto di bucatina matriciana, vediamo che un'uscita di questo tipo qua corrisponde circa a 3 porzioni di bucatini. E quindi diciamo, quando uno vuole dimagrire deve stare attento a fare il bilancio e non esagerare insomma, con la pasta, se no poi e si vede che in realtà la differenza è che più o meno 5 litri di benzina, che sono più o meno il consumo energetico, il consumo di benzina anche una macchina normale 16 km con un litro fai per 80 km. E qui si vede che la differenza è notevolissima, cioè un fattore 15, anzi, un fattore 30, no, verso 20, diciamo. Quindi, in maniera equivalente, diciamo, le emissioni di CO2 sono ridotte più o meno allo stesso fattore, perché comunque il carburante somiglia un po' alla benzina, non è buona, però come tipo di carburante e produzione di CO2 è più o meno equivalente agli zuccheri, ai carboidrati. Quindi di fatto
Il discorso, un discorso che andrebbe fatto poi alla base per capire quelle 670 kcal di cibo quanto costano per, in termini poi per la produzione, per, in realtà se uno portasse il bilancio all'origine, diciamo, probabilmente il non sarebbe più così favorevole, però comunque non ho fatto questo conto, quindi non posso darvi il risultato. In realtà se uno va al ristorante alla fine non mi conviene tanto, perché 5 litri di benzina costano meno di 10 euro, quindi mentre 3 piatti di bucatini mi costano di più alla fine. Quindi è un discorso che, vabbè, che va comunque considerato nella, per fare un po' di considerazioni si può fare, però comunque poi diciamo sono molti punti che rimangono aperti. Concludo appunto dicendo che come avete già ascoltato si limita moltissimo le emissioni di anidride carbonica, si risparmia poco se non niente in termini economici, amici. Per dimagrire bisogna stare molto attenti al bilancio, però diciamo sono modelli tutti calcolare poi quanto potete mangiare al fine del giro. E questo qui lasciamo stare perché non ho qui dei concorrenti, non ve lo dico. E poi penso che tornassi in bici a casa, quindi vi auguravo un buon rientro.